tutte le due cose di Salvini. In merito alla vicenda invece delle europee, delle cinque capoliste, io registro che il Movimento 5 Stelle ci è arrivato tardi, perché questa roba il Partito Democratico l'ha fatta 5 anni fa, e non posso non ricordare la vignetta scandalosa che Beppe Grillo fece di tutte noi. Io vi invito la redazione a ripescarla, per favore. Chiedo anch'io alle autorità di trovarla. Sul suo blog pubblicò un fotomontaggio mio e delle mie colleghe capolista, con Renzi travestito da Gabibbo, che titolava Gabibbo e le veline. Allora, così come io mi sono indignata 5 anni fa, con tutta la forza che avevo, denunciando un atteggiamento intollerabile da parte del Movimento 5 Stelle e del suo fondatore Beppe Grillo, ora prendo atto che c'è stata un'inversione di tendenza che io, come dire, accetto, apprezzo, ma dico anche che mi aspetto, se è vero che si vogliono, come dire, aiutare le donne, che le colleghe del Movimento 5 Stelle ritirino la loro firma, per esempio, dal vergognoso DDL Pillon, su cui il Movimento 5 Stelle non apriamo 50 temi diversi. Gianrusso replica e poi devo arrivare da Marta Rosso. Eccola qui, guardate il maschilismo del Movimento 5 Stelle. Moretti, di Mosca, Bonafè e lui quattro veline e un Gabibbo. Posso replicare questo quarto d'ora di monologo? Questo era Beppe.